costruire la Grande Taranto per rendere nuovamente il capoluogo ionico una delle più suggestive capitali del Mediterraneo. Questo è il proposito degli enti locali e del ministro alle infrastrutture Paola De Micheli, intervenuta da remoto nella conferenza stampa tenutasi a Palazzo di Città. Circa 1 miliardo di euro gli investimenti previsti per i prossimi 10 anni. I Giochi del Mediterraneo che si terranno nel 2026, la sfida da vincere per tratteggiare un futuro non più ascrivibile alla sola monocultura dell'acciaio. Ma guardate, come diceva correttamente l'onorevole Pagano, i Giochi del Mediterraneo non sono una vetrina spot solo per fare un po' di promozione, sono il punto di approdo di una programmazione molto articolata con gli altri livelli istituzionali e che vedrà Taranto in sostanza essere una stazione appaltante da quasi 1 miliardo di euro nei prossimi 10 anni. L'obiettivo è quello, in questo 1 miliardo di euro di risorse che sono a valere sul CIS, specifiche per i Giochi del Mediterraneo, derivanti dalla programmazione 21-27 europea e dal Fondo per la Transizione Giusta, oltre a tutti gli altri impegni che, come avete visto, si stanno materializzando oggi presso i singoli dicasteri. Ecco, la sfida è quella di fare in modo che questo miliardo approssimativo di risorse vada nella direzione di consegnarci non solo una città migliore, più vivibile, più moderna, più aperta anche verso i mercati esteri, ma soprattutto una città finalmente con un modello di sviluppo sostenibile. Per fare questo noi ogni giorno stiamo lavorando e i Giochi del Mediterraneo sono una tappa fondamentale per consegnare delle opportunità al nostro sistema socio-economico altre da quelle della grande industria. Quindi, come dire, il lavoro che c'è ogni giorno dagli eventi, dai cantieri, dalle proposte che per esempio abbiamo anche con il MIBACT, noi stiamo lavorando, come sapete, a una biennale del Mediterraneo, al sito UNESCO che può riguardare la città vecchia e ad altre iniziative, piuttosto che il rilancio per esempio della Marina di Taranto, ecco, vanno nella direzione di utilizzare al meglio, in maniera intelligente, in maniera nuova, questo miliardo, insomma, su per giù di risorse che abbiamo da investire da qui al 2030 in sostanza. Questa è la pianificazione che ci siamo dati con Ecosistema Taranto. Però non potevo mancare, un bando ha giustamente, come sindaco, hanno giustamente insistito, perché io mi rendo conto che questa è una giornata importante per una città importante del sud del paese, per una città importante per tutto il Mediterraneo, perché ovviamente Taranto gioca un ruolo nel Mediterraneo con la sua portualità assolutamente strategico, e quindi io credo che è un ministro che si occupa anche e soprattutto di questo, di economia del mare, e che ha a cuore la transizione ecologica, per la quale il nostro governo sta stanziando tutte le risorse possibili e per la quale il nostro governo cercherà di attrarre tutte le risorse possibili dall'Europa, ed è tutto evidente che questa, insomma, rappresenta una giornata importante. Io, sindaco, oltre a confermare quanto tu dicevi prima rispetto alle risorse che abbiamo voluto fortissimamente inserire nel decreto rilancio, volevo darti un quadro di quello che succederà anche in termini di risorse e di investimenti rispetto alla città di Taranto, e anche anticiparvi che nel mese di agosto sarò da voi, sto decidendo la data e spero che poter vedere anche il governatore Emiliano impegnato, immagino, anche sul piano fisico in una performance molto, molto complessa. Il quadro che volevo darvi è legato non solo alle risorse, ai 130 milioni per il bus rapid transit, ai 20 milioni per il rinnovo dei mezzi, ma è legato anche agli stanziamenti che abbiamo fatto sulla città e sulla provincia di Taranto per gli interventi per 12 milioni sulle strade provinciali e il finanziamento per 592 milioni sulle ciclovie. Dirvi questo, che a Taranto, un giro di 4 anni e mezzo, che è un tempo brevissimo, siamo riusciti, grazie ad una armonia istituzionale straordinaria, e devo dire grazie al governo in carica e ai nostri deputati, a creare una serie di combinazioni di progetto senza precedenti nella storia d'Italia. Non ci siamo concentrati solo sul problema dei problemi, che oggi non nomino neppure, ma siamo andati avanti e abbiamo quindi realizzato poco alla volta una visione strategica della città, l'abbiamo presentata qualche anno fa, abbiamo organizzato i Giochi del Mediterraneo nella città, abbiamo trovato finalmente il concessionario per la gestione del porto che
ha fatto arrivare le prime navi 2 giorni fa. Abbiamo portato la facoltà di medicina a Taranto comprando un importante immobile e stiamo adesso realizzando un sogno, perché una grande città, la seconda città della Puglia per numero di abitanti, ma una città che è perfettamente in grado dal punto di vista infrastrutturale di diventare qualunque cosa, una grande città europea senza paragoni con nessun'altra, stiamo portando un sistema di mobilità urbana. Cosa mancava? Mancava una classe dirigente che sapesse superare le proprie ataviche divisioni e si concentrasse su un progetto di sistema. Lo stiamo facendo, adesso quel progetto di sistema trova anche i finanziamenti giusti per poter arrivare fino in fondo. Noi lo faremo sapendo che non bisogna mai lasciare indietro nessuno, lo abbiamo dimostrato con i portuali e lo faremo anche completando tutte le opere che riguardano il porto, perché quella è la nostra sfida strategica. Frequentando le stanze dei ministeri, vi assicuro che il porto di Taranto, per il lavoro che è stato fatto negli ultimi anni, è molto apprezzato. Ciò significa che siamo sulla strada giusta. Altre risorse oggi il ministro De Micheli ce le ha rappresentate, è un'opportunità che dobbiamo cogliere, perché la sfida del futuro non sono solo i giochi del Mediterraneo, che sono un punto di approdo, ma la sfida del futuro è far uscire Taranto dalla monocultura dell'acciaio. L'acciaio è una produzione strategica, ma Taranto non può vivere solo di acciaio.